Arrivo di Gubbio Fano, che per i tifosi è la partita tanto attesa, questa gara del Barbetti, che si giocherà domenica alle 18:30, e la partita credo sia anche per Umberto Cazzola, che è di Fano, che è partito proprio giocando con il Fano nella sua carriera e che poi anche di recente ha indossato la maglia dell'Alma. Ti chiedo subito, per te non credo sia una partita come tutte le altre. No, è ovvio, quando si gioca con la squadra poi della propria città, insomma, ci sono sempre delle emozioni particolari che però devono per forza scomparire poi quando è ora, insomma, che inizia la partita. Quindi anche in questo caso, come le altre volte in cui io giocavo contro il Fano, spero di vincere, ecco, tutto qua. Il Fano, come il Gubbio, ha avuto fin qui un andamento abbastanza altalenante e come il Gubbio però ha un potenziale direi ottimo per la categoria. Ha preso da poco Lazzari, inserito in squadra, ha un potenziale offensivo di tutto rispetto con i vari Frediani, Germinale, Filippini e Fioretti su tutti. Il Gubbio, dopo la pausa, credo abbia anche ricaricato le pile e sotto questo punto di vista hanno favorito anche i risultati con Suttirol e Pordenone. Che partita ti aspetti? Sì, sicuramente loro, insomma, conosco molti di coloro che giocano lì, conosco il loro valore. L'allenatore li fa giocare in maniera abbastanza chiusa, sapendo che poi, cioè, puntano soprattutto a non prendere gol, sapendo che poi quelli davanti riescono a inventare sempre qualcosa. Quindi a maggior ragione dovremo stare attenti nelle ripartenze e nel riconoscere, insomma, le qualità dell'avversario, ecco. Per chiudere, per te com'è questo momento, visto che tu sei arrivato qua, grazie a mister Cornacchini, lo possiamo tranquillamente dire. Ora c'è un altro allenatore, Dino Pagliari, che subito ti ha dato fiducia, che tu hai ripagato con quel bel gol con il Südtirol. Come stai vivendo questo momento? Beh, è ovvio che, inutile negarlo, insomma, sono dispiaciuto per mister Cornacchini, devo molto a lui, però è ovvio quando uno fa il professionista, insomma, ormai un po' di anni di carriera, queste cose mi sono già successe e uno è giusto che pensi, insomma, alla società per cui gioca, ecco, piuttosto che pensare a chi ti allena o dove sei, ecco. Quindi è giusto pensare al bene del Gubbio Calcio e basta. Perfetto.